Martedì 24 dicembre i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Comiso, nel corso del servizio di controllo del territorio, rintracciavano lungo la strada provinciale SP20 Comiso Santa Croce DG, 23 anni, comisano, già noto alle forze dell'ordine, evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare. L'uomo si trovava sottoposto alla predetta misura cautelare già dal mese di maggio dello scorso anno, misura applicatagli dal Tribunale di Ragusa a seguito della convalida dell'arresto in flagranza per tentata estorsione e lesioni personali, all'epoca eseguito nei suoi confronti dai poliziotti del commissariato di Comiso. In particolare il giovane, insofferente all'obbligo di permanere presso il suo domicilio, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione già la sera del 23 dicembre, facendo perdere le proprie tracce. La ricerca dell'evaso è proseguita senza sosta ed è stata estesa a tutto il territorio provinciale sino a quando intorno alle ore 6:30 della mattina successiva è stato rintracciato lungo la strada provinciale che da Comiso conduce a Santa Croce Camerina. DG, già resosi autore di una precedente analoga condotta, veniva tratto in arresto e condotto presso il locale commissariato di pubblica sicurezza per gli adempimenti di rito. Successivamente, su disposizione del pubblico ministero, veniva sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria, che immediatamente dopo convalidava l'arresto compiuto dagli agenti di polizia giudiziaria. Abbiamo appreso con grande interesse che sulla linea Canicattini-Ispica sarà soppresso il passaggio a livello ricadente sul territorio comunale di Vittoria. Finalmente, nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione con Rete Ferroviaria Italiana, è stato deciso di dare seguito a una richiesta che la collettività ipparina aveva più volte avanzato senza che la stessa venisse mai presa in considerazione. A dirlo Idea Liberale, con il presidente Giuseppe Scuderi e con Valentina Tagliarini, che spiega come l'intervento si renda possibile grazie a una riprogrammazione di fondi comunitari. Grazie a ciò la Regione metterà a disposizione 53 milioni di euro, mentre gli altri 14 saranno rimessi in campo da RFI. Occorre dare merito alla CNA comunale, continuano ancora i rappresentanti di Idea Liberale, per la grande azione di pressing esercitata in proposito nei confronti degli organi competenti, visto e considerato che la presenza del passaggio a livello, che di fatto spaccava in due la città di Vittoria, ogni qualvolta lo stesso risultava chiuso, era ormai diventata insostenibile. Lo stesso dicasi dell'azione svolta in consiglio comunale tempo addietro dall'ex consigliere Scuderi, che aveva più volte sottoposto in aula la questione, evidenziando come quando il passaggio a livello era chiuso accadeva che le autoambulanze rimanevano dietro le sbarre, con il paziente a bordo, in alcuni casi pure in gravi condizioni. Naturalmente, continuano Scuderi e Tagliarini, auspichiamo che l'iter per l'eliminazione possa essere attuato in tempi brevi e ci auguriamo che finalmente per la nostra città arrivino le risposte attese su un fronte che non poteva più essere trascurato. È fondamentale che la linea ferrata possa funzionare senza interferire con la viabilità urbana cittadina, così come spesso è accaduto. È utile dunque che si possa proseguire lungo questa strada già tracciata per ottenere quei riscontri che i vittoriesi non possono fare a meno di attendersi. Arriva l'ultimo spot del 2019, promosso dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus. La campagna, fortemente voluta dal presidente nazionale dell'associazione Alberto Pallotti e realizzata dall'architetto Ester Pizzo, per questo fine anno mira a far riflettere gli utenti della strada, soprattutto giovani, sulla necessità di un uso più coscienzioso dei mezzi di trasporto in vista dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro.
sequestro. Il presidente Pallotti, subito dopo il lancio, ha dichiarato: «L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada non si ferma nemmeno durante le festività. Anzi, proprio in questo periodo di grandi eccessi, chiediamo agli automobilisti di essere più prudenti, in particolare con lo slogan ideato dalla nostra media strategist, l'architetto Esther Pizzo: mettiamo in guardia gli utenti della strada sui rischi derivanti dall'uso di sostanze psicotrope». Il leader dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada ha precisato: «Esci dal tunnel, il 2020 ti aspetta. È il nostro motto per dire che la droga uccide, ma se sei alla guida non uccide solo te». Abbiamo deciso di rivolgerci soprattutto al popolo della notte, che purtroppo a Capodanno fa largo uso di stupefacenti. Il fine è quello di far ragionare i ragazzi che riempiranno i locali e le ville private sul binomio mortale rappresentato da droga e guida e sulla possibilità di vedere la luce del 2020 solo stando lontani da nocive e letali sostanze. Grande festa al porto turistico Marina di Ragusa. Un altro divertente fine settimana in compagnia dell'allegria del calendario di eventi Natale al porto. Tornano Babbo Natale e Natalina che aspettano gli ospiti del porto, grandi e piccini, all'interno della loro magica casa che sarà visitabile per tutto il fine settimana. Oggi, sabato 28 dicembre, dalle ore 16, divertimento assicurato con gli allegri clown, mentre domenica per tutta la giornata il porto accoglierà con le sue iniziative i suoi ospiti. Tra le attrazioni c'è anche la slitta di Babbo Natale, che sarà trainata da magici animali. Si potrà salire sopra per fare un giro e delle foto. Nel pomeriggio poi speciali sorprese per i più piccoli, con il trucca bimbi, lo zucchero filato, trampolieri mozzafiato e molto di più. Sarà un nuovo fine settimana tutto da vivere al porto turistico Marina di Ragusa, tra una passeggiata godendo del bellissimo panorama che il porto offre e una pausa in uno dei tanti locali dell'infrastruttura o nei negozi per lo shopping di qualità. Inoltre è possibile visitare il presepe in barca. Prima di mettersi alla guida, controllare l'efficienza e la funzionalità del veicolo in tutti i suoi organi e controllare la pressione dei pneumatici. Non affrontare il viaggio subito dopo aver pranzato, cenato o comunque in condizioni di stress e stanchezza. Evitare di sovraccaricare l'autovettura con pacchi ingombranti. Osservare rigorosamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovetture con le cinture di sicurezza. I bambini devono viaggiare sugli appositi seggiolini, indossare sempre il casco protettivo per chi si pone alla guida di motoveicoli e ciclomotori o viaggia su di essi, azionare sempre tempestivamente l'indicatore direzionale prima di effettuare un sorpasso, rispettare i limiti di velocità che in ogni caso va adeguata alle contingenti condizioni della strada, del traffico e atmosferiche. Si raccomanda inoltre la massima prudenza e attenzione durante la guida. Appare quanto mai opportuno sensibilizzare gli automobilisti affinché prima di mettersi in viaggio richiedano le informazioni sulle condizioni atmosferiche e di viabilità dei tratti interessati e dotino i propri veicoli di pneumatici idonei, portando al seguito anche le catene da neve laddove previsto. Nel raccomandare una puntuale e scrupolosa osservanza delle norme di comportamento predisposte dal codice della strada a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, si ricorda infine agli automobilisti che è prevista la sospensione immediata della patente di guida nei casi di circolazione sulle corsie di emergenza, di inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali, di velocità eccessiva e di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, nubi e schiarite con possibili piovaschi. A sud, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, a nord, schiarite alternate a nubi sparse. A sud, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, nubi e schiarite con possibili piovaschi. A sud, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. A sud, bel tempo con cieli sereni. Il presepe vivente a Monte Rosso Almo ha fatto registrare il pieno giovedì nella giornata d'esordio. La rappresentazione allestita nell'antico quartiere di uno dei borghi più belli d'Italia ha raggiunto l'invidiabile traguardo della 35esima edizione. Visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia, oltre 4.000, hanno animato le caratteristiche viuzze col saliscendi del quartiere matrice, il cuore antico di Monte Rosso, che ha pulsato grazie all'attività degli oltre 300 figuranti reclutati dall'Associazione Amici del Presepe, in grado di mettere in scena una edizione tra le più memorabili di sempre della sacra rappresentazione. La serata di Santo Stefano si è trasformata dunque in un momento tutto da vivere per ammirare gli scorci nascosti del centro montano e per farsi catturare dalle decine e decine di scene abilmente ricostruite che hanno trasportato i visitatori indietro di decenni. Gli antichi mestieri sono stati il piatto forte della ricostruzione storica messa in piedi dagli amici del presepe, che come sempre hanno seguito con la massima attenzione tutti gli aspetti concernenti l'allestimento, grazie ai quali nulla è stato lasciato al caso, ricostruendo i vari ambienti con una perfezione accurata, quasi maniacale, per quanto riguarda i dettagli. Ciò ha anche significato il recupero di centinaia di antichi oggetti ritrovati nelle case dei nonni tramandati da una generazione all'altra. Il corteo con San Giuseppe, la Madonna e l'Asinello, seguito da pastorelli formatisi in piazza San Giovanni e poi radunatosi in piazza Sant'Antonio, dove è situato l'ingresso del presepe, ha potuto contare sull'apprezzamento dei presenti. Un flusso continuo di persone rimasto estasiato dalla fucina del fabbro ferraio, dalla preparazione del pane, dalla putiaro o vino, in cui gli avventori hanno deliziato i visitatori con le tradizionali canzoncine siciliane. Senza dimenticare ovviamente l'artigiano che riparava le sedie realizzate con le fascine,
oppure il cunzatore di scope. C'erano anche l'intagliatore di flauti e le vecchie comari, interpretate da alcune giovanissime, che hanno reso nel modo più affascinante possibile l'arte del pettegolezzo. Ma i visitatori sono rimasti ancora più estasiati non appena hanno messo piede all'interno della grotta, dove accanto al bue e all'asinello la scena della natività è stata ricostruita nella maniera più attenta, seguendo i canoni della tradizione. Il presepe vivente di Monte Rosso Almo tornerà in scena domani, domenica 29 dicembre, e poi ancora l'1, il 5 e il 6 gennaio a partire dalle ore 17:30. Altre occasioni dunque per vedere all'opera i figuranti capaci di rendere al meglio la magnificenza del momento legato alla natività.